Da mesi senza stipendio sono gli operatori delle strutture socio-assistenziali del Catanzarese. Questa mattina hanno protestato dinanzi al comune della città capoluogo in difficoltà nel garantire l'assistenza ai pazienti. Vertenza Simbolo e la Fondazione Betania da alcune settimane in liquidazione giudiziale e a rischio fallimento. Siamo al comune di Catanzaro per chiedere due cose fondamentalmente. Che il Comune di Catanzaro sia al nostro fianco nella battaglia con la Regione perché si riveda questo regolamento e si dia respiro, serenità e speranza a tutte le strutture socioassistenziali che lavorano con le categorie deboli, con le persone fragili. E l'altra motivazione è chiedere al Comune di Catanzaro e in particolare al settore politiche sociali, che in grande affanno, in grande ritardo e ci crea molte difficoltà nella gestione ordinaria, di riorganizzare il servizio e dare finalmente risposte, risposte concrete, risposte efficaci. Il sit-in di oggi, promosso dal forum del terzo settore, che chiede il sostegno del comune e contesta il regolamento regionale varato nel 2019. Un regolamento che è in vigore da 4 anni, ma che ancora va di proroga in proroga e insomma subisce continue modifiche, continui tavoli che vanno a modificare. Il comune è l'ente più vicino alle strutture, nel senso che le fatture delle strutture le paga il comune. Non ci basta la dichiarazione per la quale dovremmo essere contenti perché invece di 15 mesi i ritardi arrivano a 10 mesi. Pensiamo che questo sia una cosa pensiamo che sia una scelta di marketing politico, non è nemmeno un argomento di discussione, perché insomma quando un dipendente non si paga per 3-4 mesi è già un problema, figuriamoci se arrivano a 8 mesi. E anche le convenzioni che si stanno firmando, nella migliore delle ipotesi, vedranno la luce i primi pagamenti non prima dei primi di ottobre. Poi l'incontro con il sindaco Fiorita, confronto positivo, ha detto il primo cittadino, che ha proposto dopo Ferragosto la convocazione di un tavolo ad hoc da parte del prefetto alla presenza della Regione. Siamo qui nella Riviera dei Cedri, dove ieri al Teatro dei Ruderi di Diamante abbiamo ospitato un grande spettacolo dal vivo con Panariello versus Masini. Appunto uno strano incontro, ma uno strano incontro vincente, perché davvero ha lasciato il pubblico senza fiato, addirittura standing ovation a fine spettacolo, e gli artisti sono stati premiati anche col premio Teatro dei Ruderi come miglior spettacolo dal vivo comico musicale 2023. Non solo questo premio, anche il premio Ambasciatori Gal Riviera dei Cedri, il premio addirittura dal vice sindaco di Diamante con dei quadri rappresentativi appunto dei murales della città di Diamante, e proseguiremo questa programmazione estiva davvero variegata e dedicata appunto ad ampio genere di pubblico già da domani con l'8 agosto con il tanto atteso concerto di Joelier, per poi proseguire il 9 agosto con Angelo Duro, l'11 agosto Massimiliano Gallo, il 12 agosto Andrea Pucci per la prima volta in assoluto al Teatro dei Ruderi di Diamante, e poi un susseguirsi di date come il 13 agosto con Francesco Cicchello, un fenomeno comico capace di imitare qualsiasi personaggio, definito dallo stesso Gigi Proietti uno dei fenomeni appunto italiani. Il 16 agosto poi inizieremo con i grandi concerti, con Cal Brave, Mannarino, Aiello, poi per andare a dedicarci alla sezione partenopea con Nino D'Angelo e Rocco Hunt, altri due attesissimi concerti, e concluderemo il 22 di agosto con l'artista donna più ascoltata in assoluto negli ultimi 10 anni, dato Spotify, che è appunto Madame. Il fumo ben visibile in 3 punti diversi in un canneto in località Scarcio di Curinga. L'incendio risale al 23 luglio scorso. Sono i droni utilizzati nel progetto Tolleranza Zero della Regione Calabria a immortalare l'uomo che in quella fosa domenica avrebbe acceso 3 focolai. Le indagini dei carabinieri della stazione di Curinga e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Girifalco
hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, ponendo l'uomo agli arresti domiciliari. L'attività investigativa è stata condotta unitamente ai Carabinieri Forestali di Catanzaro in stretta sinergia con la Presidenza della Regione Calabria. Sul fronte degli incendi e nella strategia della prevenzione degli incendi boschivi, il controllo è incessante da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni su tutto il territorio calabrese. Un tuffo nella storia. Nella tradizione magno-greca della Calabria torna a Longobucco il rito del maio, le belle originali e colorate strutture con i prodotti del grano. Ma che cos'è il maio? Il maio è un ex voto che ha origini pagane, dedicato alla dea Demetra, proprio per un auspicio venivano offerti questi bei mai, queste strutture, per chiedere la prosperità dei raccolti. È stato modificato poi negli anni e ha acquistato un valore religioso, quindi ex voto. A questa iniziativa hanno partecipato 6 comuni: il comune di Longobucco, il comune di Pietrapaola, Calopezzati, Scalaceli, Bocchigliero e Caviati. Il progetto, realizzato dall'associazione Vesca, si chiama I Paesi del Territorio del Maio. Il rito del Maio è una tradizione che si era un po' persa e l'abbiamo ripresa. Iniziativa che ha trovato il supporto dell'amministrazione comunale. Diamo inizio a una nuova tradizione, che è quella di portare avanti una tradizione che è millenaria, quella dei mai dei paesi della Valle del Trionde e dei dintorni. Obiettivo del progetto, è stato sottolineato, è quello di fare squadra insieme ai 19 paesi della Calabria in cui è ancora viva questa tradizione, che è candidata a diventare bene immateriale dell'UNESCO. La complicità, ma anche la conflittualità fra uomo e donna, ha da sempre ispirato tanti artisti. Chi è superiore fra i due? Domanda alla quale in realtà nessuno sa rispondere. Ci ha provato però Giobbe Covatta nel suo Scoop Donna Sapiens, uno spettacolo andato in scena ad Altomonte nell'ambito della rassegna Primo Atto, nel corso del quale, con la sua consueta ironia, l'artista ha palesato la sua preferenza per il genere femminile, una scelta suffragata dalle tesi di personaggi illustri, fra questi anche Dio. Sì, c'è anche Dio che sostiene questa tesi qua, ma fondamentalmente ci sono io che sostengo questa tesi, perché poi voglio dirti, non c'è veramente Dio, non viene, mandatemi. Per cui sì, tutto lo spettacolo parla di questo, della superiorità femminile rispetto al becero mondo maschile. Becero, spesso lo è. Diciamo che voi, sto parlando con una signorina, voi non la vedete, ma c'è una signorina qua, voi signorine e femmine in genere, dal mio punto di vista e per quanto mi riguarda, avete una marcia in più, più di una. Questa sera poi nuovo appuntamento con uno spettacolo che si preannuncia decisamente frizzante. Sul palcoscenico di Altomonte arriva Roberto Lipari. Roberto Lipari è uno di quegli attori che ci piace portare sul palco, perché è un attore che ha uno spessore culturale, ha qualcosa da dire, lo dice in maniera molto chiara e anche in maniera molto pulita, insomma, quindi è una persona che con dei testi molto 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 interessanti. Lo abbiamo portato qui, lo porteremo qui l'8 agosto, sempre qui al Teatro Anfiteatro Costantino Belluccio di Altomonte. Sabato l'insediamento dei medici cubani all'Annunziata di Cosenza nel Lab Bruzio. Ne arriveranno 20, di cui 17 presteranno servizio in pronto soccorso. In totale, dei 120 nuovi camici bianchi arrivati nei giorni scorsi e in queste ore impegnati nei corsi di italiano all'Unical, 59 resteranno nel Cosentino. I professionisti andranno a rafforzare anche gli ospedali SPOC della provincia. In particolare lavoreranno negli ospedali di Castrovillari, Cetraro Paola, Corigliano Rossano, Acri e San Giovanni in Fiore, nonché Cariati, Trebisaccio e Paola. Nelle corsie in particolare arriveranno 7
pediatri, 2 chirurghi, 1 cardiologo e 3 ortopedici. I restanti camici bianchi saranno destinati 22 all'ASP di Catanzaro, 17 all'ASP di Crotone, 9 all'ASP di Bibbo, 6 all'ASP di Reggio, 5 al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio, 2 alla Dulbecco di Catanzaro. Il direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Antonello Graziano, ha parlato di scelta lungimirante che consente una sanità dal volto umano. Avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro la cannabis sequestrata dai finanzieri nel Vibonese. Le Fiamme Gialle sono riuscite ad individuare la piantagione in un terreno di pertinenza demaniale situato in una zona impervia di Porto Salvo. 10.000 arbusti di canapa indiana nascosti in un canneto, un'estesa piantagione difficilmente raggiungibile, dotata di un autonomo sistema di irrigazione alimentato da una pompa connessa ad un motore termico che prelevava direttamente l'acqua dal corso del fiume Trainiti. I finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Vibo hanno trovato inoltre altre 1.500 piante pronte per essere interrate. Una produzione complessiva al termine della maturazione vegetativa di circa 10 quintali di marijuana che sul mercato di riferimento avrebbero reso un illecito profitto superiore al 1 milione di euro. Dopo il sequestro e il prelievo per la campionatura, i finanzieri hanno proceduto alla distruzione delle piante. Indagini in corso per risalire ai responsabili della coltivazione illecita. Una comicità moderna che fa leva anche sull'essere siciliano, ma adatta ed apprezzata da un pubblico universale. Grande successo per il comico Roberto Lipari alla rassegna Primo Atto, organizzata ad Altomonte dall'Associazione Culturale Novecento. Da personaggio televisivo al cinema, passando per Striscia la Notizia, Lipari ha dato vita ad uno spettacolo denominato E ho detto tutto, in cui dice davvero tutto. È un po' tutto quello che ho fatto, che ho iniziato con un talent in TV, poi è arrivata, ho fatto l'inviato di Striscia, ho fatto i film, adesso c'è un mio film su Prime, si chiama Su tutto di te, e quindi è un bel momento della mia carriera, e allora mi sono chiesto, ma ho detto veramente tutto quello che avevo da dire? Forse no, e quindi in questo spettacolo però cerco di fare un recap, di mettere pezzi storici, delle cose nuove, e cercare di capire se alla fine di tutti questi anni ho detto qualcosa. Un monologo che ha coinvolto e divertito il numeroso pubblico presente. Tanti gli argomenti trattati, dall'essere siciliano ai temi legati al Covid, dai social all'attualità. Lipari, conosciuto soprattutto per i suoi trascorsi televisivi, ha dimostrato di trovarsi decisamente a suo agio sul palcoscenico. Quello che si vive in un live non penso che si possa vivere in nessun altro modo, perché quella cosa esiste solo in quel momento, solo quando si fa, ed è un patto tra te e chi ti sta vedendo, quindi è una cosa magica. E quindi penso che comunque tutto quello che possiamo inventarci, che poi sono sovraccostruzioni del teatro, il cinema, la TV, sono tutti modi per fare tipo teatro, non saranno mai paragonabili. Per questo uno torna sempre a teatro, perché teatro è il posto più bello del mondo. Dopo le riunioni svolte nel municipio di Castrovillari, il tavolo permanente per la sanità dell'Esero Pollino incontra la governance dell'ASP di Cosenza. Sindaci, sindacati, rappresentanti istituzionali di associazioni hanno così rappresentato al direttore generale Graziano le criticità della sanità nel comprensorio e in particolare dello SPOC di Castrovillari. Ho voluto preparare un documento che sintetizzi il succo, diciamo così, e quindi i rilievi importanti, le criticità gravissime dell'ospedale di Castrovillari, per poter contribuire effettivamente, non soltanto a parole, alla stesura dell'atto aziendale. Ma non c'è solo Castrovillari, anche gli ospedali, o meglio ex, di Lungro, Mormanno e San Marco Argentano meritano attenzione. La situazione è veramente drammatica dell'ospedale, sia di Castrovillari, Lungro e Mormanno. Confidiamo con il responsabile, il direttore Graziano, affinché vengano prese delle decisioni imminenti, perché veramente i cittadini sono all'estremo. Non possiamo più andare avanti in questo modo, perché veramente è diventata drammatica. Intanto, per tamponare l'emergenza, arrivano i medici cubani. La richiesta è di poter contare sulle loro prestazioni anche allo SPOC di Castrovillari. Come consigliere di minoranza sono stato il primo e forse l'unico a supportare questa iniziativa, che aveva e ha lo scopo di evitare la chiusura di strutture sanitarie. Non toglie certamente
opposti ai medici italiani, però è una struttura tampone, dura un anno, quindi dobbiamo utilizzare, le ASP debbono utilizzare questo tempo per intervenire in maniera incisiva. Dico una cosa per tutte, questi benedetti concorsi, soprattutto per i primari, debbono essere fatti e svolti rapidamente. Un solo polo sanitario per un'area vasta, quale quella del Tirreno Cosentino, che oggi conta sulla presenza di 3 ospedali, Paola, Cetraro e Praiammare. A lanciare l'idea, anzi di più, una vera e propria proposta, è il primo cittadino di San Lucido. È una proposta concreta che mira innanzitutto ad avere tutti i reparti efficienti con il personale idoneo e che possa rispondere a tutte quelle che sono le esigenze che vengono dal territorio e tutte quelle che sono le necessità di ogni singolo cittadino. Il sindaco non le manda a dire, così si esprime sulla querela che si trascina da anni tra i nosocomi di Paola e Cetraro. Noi dobbiamo evitare che vi sia una guerra fra poveri, tra l'ospedale di Cetraro e l'ospedale di Paola, ma dobbiamo pensare unicamente a dare risposte vere per quelle che sono le esigenze di un territorio vasto come quello del Tirreno Cosentino. Una struttura unica che possa unire le sinergie e dare risposta al territorio, pensare in grande, dice De Tommaso, che incassa il sostegno delle istituzioni. La proposta ha suscitato molto interesse, specialmente tra i colleghi sindaci con i quali mi sono confrontato, e la maggior parte mi ha già dato la propria disponibilità a portare avanti insieme questa idea. È chiaro che un'idea del genere deve essere condivisa non soltanto dai sindaci, ma deve essere condivisa da tutta la dirigenza dell'ASP, dalla Regione Calabria e quindi dal Presidente della Regione, e dai cittadini. Intanto il Comitato per la Difesa della Salute boccia la proposta del sindaco di San Lucido, definendola una mera strategia politica. Rocca Imperiale e il suo limone, un binomio inscindibile, per il secondo anno consecutivo presente in tutti gli eventi del ricco cartellone dell'estate 2023 Restate a Rocca Imperiale in giallo. È stata l'occasione per riprendere questa grande opportunità per il nostro territorio, per riprenderla soprattutto e valorizzarla come di anno in anno tentiamo di fare unitamente al Consorzio per la valorizzazione del limone di Rocca Imperiale. È un'intesa che ormai ci portiamo da più anni e in maniera particolare e significativa dall'anno scorso. Durerà circa 3 anni e quindi è un'intesa importante che spero e sono convinto sta dando dei frutti significativi. Giallo è il colore del limone e di giallo si è colorata anche la Notte Bianca, che nel cuore dell'estate ha coinvolto cittadini e turisti che hanno potuto godere fino all'alba delle tante suggestioni che hanno popolato la marina e lo splendido lungomare. Questa serata si sta dimostrando all'altezza del nostro cartellone estivo. Una Notte Bianca in giallo perché richiama il nostro prodotto principe che è il limone. Da adesso in poi inizia la salita con gli eventi. Più si va avanti e più il cartellone diventa impegnativo. Concerti, spettacoli di magia, live show e la comicità esplosiva di Rosalia Porcaro, che ha intrattenuto il pubblico con un esilarante spettacolo tutto da ridere. Intanto cresce l'attesa per i prossimi eventi, tutti sotto l'egida del limone, che coinvolgeranno il vasto territorio di Rocca Imperiale, uno tra tutti il Lemon Fest, previsto per il 20 agosto, che ospiterà la grande musica di Diodato. Concluderemo, diciamo, la stagione estiva con il Lemon Fest, la nostra manifestazione d'eccellenza, e sperando che quest'estate sia stata un'estate piacevole per chi è venuto qui a Rocca Imperiale a soggiornare e speriamo che sia stata anche utile per la pubblicizzazione del nostro prodotto, il limone IGP di Rocca Imperiale. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba.
Le telecamere piazzate dagli inquirenti documentano gli incontri e gli spostamenti di chi avrebbe protetto la latitanza del presunto boss Domenico Crea, 41 anni, ritenuto al vertice dell'omonima cosca di Rizziconi, catturato dalla polizia a Ricadi nel Vibonese il 2 agosto del 2019. Secondo gli inquirenti era il reggente dell'omonimo clan dopo l'arresto del padre Teodoro e del fratello Giuseppe. Era ricercato per diversi provvedimenti restrittivi, tra i quali figurava una condanna ad oltre 21 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione. Oggi 8 persone sono state arrestate perché accusate di averne favorito la latitanza. Fidati sodali, alcuni già condannati in passato per aver protetto la latitanza dell'anziano boss Teodoro. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla polizia di Reggio ed emessa dal tribunale su richiesta della DDA diretta al procuratore Giovanni Bombardieri. Le indagini hanno evidenziato anche il coinvolgimento di Luigi Mancuso e di Pasquale Gallone, considerati elementi di vertice della cosca di Limbadi. Avrebbero protetto la latitanza di Domenico Crea, latitanza trascorsa in gran parte nella provincia di Vibo. Altre 7 persone sono indagate a piede libero per favoreggiamento personale. Le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e il coordinamento con la procura distrettuale di Catanzaro inoltre ha consentito di delineare i propositi criminosi della cosca Crea, come il tentato omicidio a Corigliano Rossano del 25 luglio del 2017 dell'imprenditore reggino Pasquale Insitari. 4 le persone arrestate dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini, la spedizione era stata attuata proprio per agevolare la cosca Crea di Rizziconi. In queste ore i vari provvedimenti di... La notizia corre sui cellulari nella sera d'agosto e lascia increduli Giuseppe Profiti, commissario straordinario di Azienda Zero, colto da infarto e morto in Puglia, dove si trovava in vacanza. Il manager da circa un anno era al lavoro in Calabria. Il presidente Occhiuto lo aveva chiamato nel maggio del 2022 e insieme al governatore avevano affrontato le questioni delicate dell'accertamento del debito, del reclutamento del personale e del riordino delle reti ospedaliere e territoriale. Profiti, 62 anni, originario di Catanzaro, è stato vice sindaco di Sestri Levante, ha sempre ricoperto ruoli apicali in sanità, soprattutto in Liguria. Non a caso l'intero consiglio regionale ha espresso il cordoglio. Lo stesso presidente Toti, nell'apprendere della scomparsa, ha ricordato il contributo fondamentale dato dal manager per superare l'emergenza nella regione. È stato anche presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Nella notte di San Lorenzo si è detto sgomento il presidente Occhiuto per la perdita di un amico, una persona speciale lo ha definito. Dolore è la parola più usata nel comunicato del comune di Catanzaro e dalla città dei Bruzzi il primo cittadino esprime costernazione e incredulità. Lascia un vuoto in Calabria per il lavoro avviato, è rimasto a metà. La Calabria oggi perde un uomo straordinario, Pino Profiti, persona con la quale io da presidente della Commissione Sanità mi ci sono confrontata più volte. Una persona che voleva rilanciare la sanità in Calabria con la sua esperienza, con le sue competenze. È una giornata molto triste, una giornata di lutto per l'intera regione Calabria. Il 10 agosto, San Lorenzo, la notte delle stelle e dei desideri, il borgo di Altomonte si è trasformato in un magico teatro a cielo aperto per un evento davvero speciale, la Notte Bianca, dedicata quest'anno ai bambini. Inserita nel ricco cartellone di eventi della 36esima edizione del Festival Euromediterraneo, la Notte Bianca, ritornare bambini per essere felici, è in piena sintonia con il tema centrale dell'edizione 2023 del Festival, la cultura e libertà di esprimersi, di essere e di sognare. Dall'anfiteatro Belluscio a Piazza Campanella, a Piazza Santa Maria della Consolazione e in tutte le strade e le piazze del centro storico è stata una festa di colori, sapori, odori, giochi, tanta allegria e l'entusiasmo che solo i bambini riescono a trasmettere. Per tanti turisti e visitatori la Notte Bianca è stata anche occasione di scoperta dei tanti attrattori culturali che Altomonte offre, dalle chiese ai musei, alle mostre, attraversando il bellissimo centro storico accompagnati sempre da tante suggestioni. Spettacoli teatrali, musica, DJ set, gastronomia, street food, artisti di strada e tanto altro. Would you know my name if I saw you in heaven?
E a me è bellissimo stare qua, ragazzi, a parte che si sta proprio freschi, voglio dire, quindi non sto soffrendo il caldo, ma in un borgo, in uno dei borghi più belli d'Italia, poteva mancare la pizza fritta, le origini, il popolo. Facciamo in modo che la pizza ritorni un alimento popolare, eh? Leviamoli questi prezzi altissimi, queste cose. La ristorazione è un'altra cosa, la pizza è un piatto popolare, diamo la possibilità a tutti di mangiarla. È uno spettacolo, io ho visitato la chiesa, il chiostro e vi invito, anzi il mio è un doppio invito, venite a Napoli e venite ad Altomonte, poi io va ricreate, credetemi. Eccoli qui i tanto attesi medici cubani che fanno ingresso nell'ospedale di Cosenza. Arrivano, prendono confidenza con la struttura ospedaliera, ricevono il loro primo camice calabrese e poi lo indossano, pronti per iniziare un percorso che in questo momento sembra essere fondamentale per la sanità calabrese. Una sorta di primo giorno di scuola per loro, forse un giorno zero, se si considera che la giornata di oggi servirà per conoscere gli spazi, le procedure e anche alcuni colleghi con i quali lavoreranno fianco a fianco. Sono 17, 14 dei quali andranno in pronto soccorso, l'emergenza principale, l'Annunziata. Professionisti veri, abbiamo visto il loro curriculum, abbiamo fatto una giornata and job di scambio culturale tecnico. Io credo che con questo nuovo innesto il pronto soccorso dell'Annunziata, che è l'hub di secondo livello su cui accedono con un bacino di utenza, non dimentichiamocelo, di circa 600.000 abitanti, e faccia il salto di qualità. In questi mesi abbiamo fatto un lavoro di grande riorganizzazione, tanto è vero che oggi, sin da subito, siamo in grado di, con un protocollo operativo, di indicare, indirizzare ogni singolo medico cubano al cosa deve fare e come deve farlo. L'impressione è che, superate le prime difficoltà con la lingua italiana, possano portare entusiasmo, freschezza, ma anche professionalità. Il primo impatto con la sanità italiana, ma anche con i vertici dell'azienda ospedaliera, è stato decisamente positivo. È stato un impatto meraviglioso, persone serie, persone i cui occhi parlano, la cui esperienza professionale è un'esperienza importante. C'è tutto, c'è professionalità, umiltà e amore. Quasi tutti avevano effettuato già delle missioni all'estero, ma in Calabria ovviamente, terra che loro conoscono attraverso il racconto del primo gruppo di cubani che attualmente lavorano nella provincia di Reggio Calabria e che sono arrivati lo scorso mese di dicembre. Abbiamo detto che è una buona esperienza, e la lingua può essere un po' complicata per la comunicazione, ma è buon rapporto con i colleghi italiani, stanno felici di stare qua, anche noi. Standing ovation per lo showman abruzzese Gabriele Cirilli, che a Mormanno con lo spettacolo live ha portato in scena ironia e intelligenza, i vizi e le virtù di una società che si aliena dietro ai cellulari, mostrando anche le sue capacità interpretative e canore delle ultime edizioni dei personaggi interpretati nella trasmissione Tale Quale Show. Di tutti i personaggi che tu hai fatto, qual è quello che più ti ha colpito, che più ti è rimasto dentro? C'è stata l'esibizione che ho fatto con Pavarotti, Claudio Villa e poi per divertimento Psy, Orietta Berti. Osvaldo! Mi sembra di sentire il mio fratello, che avevo un grattazzo nel Perù, che la barca va. Lui che nasce comico monologhista, quest'anno ci ha deliziato e fatto ridere con un altro grande comico, Francesco Paolo Antoni. Sembra che lavoriamo insieme da tanti anni, invece è solo un anno e sembriamo una coppia ormai affiatata e mi trovo benissimo. La comicità di Cirilli, che come dire, è contagiosa, e averlo qui a Mormanno per noi è un grande onore e orgoglio, perché parliamo di un comico, insomma, di una caratura importante, tra l'altro ha divertito il pubblico
pubblico mormannese e non solo, di tutto il nostro territorio, e quindi, come dire, va spedito l'agosto mormannese. Un altro grande evento di questo agosto mormannese che riapre sempre di più ed entra nel vivo. E poi diamo un altro appuntamento. Riaccendiamo i riflettori in un'altra area molto bella, suggestiva della nostra Mormanno, nell'area eventi del seminario vescovile, nella dolce sinfonia di Dolce Nera. Organizzato dalla locale amministrazione comunale con il sostegno economico della regione Calabria e del Parco Nazionale del Pollino.